In questo piccolo, diciamo, piccolo appendice dell'Asia, che si chiama Europa, che è il nostro piccolo continente, si è fermato particolarmente il monoteismo. Cioè le tre religioni più importanti del mondo, più diffuse, che sono l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, sono tutte e tre religioni monoteiste, dove perciò l'uno è un valore intrinseco, indiscutibile. E questo forma delle culture dove l'uno è la cosa più importante. Quando Luhmann ha inventato, scoperto la complessità, ha detto una cosa importantissima, io sono molto d'accordo con quello che Luhmann sostiene sulla complessità, ma appunto per questo, dopo Luhmann, non si può più parlare di monoteismo, perché anche intorno a quello che viene detto Dio nel discorso religioso, bisogna riuscire a partire da qualcosa che non è uno. Allora, l'ateismo diventa una stupidità perché io, allora, con l'alfa privativo, leggo qualche cosa per non sapere cos'è, ateismo. Se invece io dico di agnosticismo, dico piuttosto, ci sono delle cose che non riusciamo a capire bene. Atteniamoci a questo, l'agnosticismo è una cosa interessante. E esaminiamo quello che è di nocivo, di riduttivo. Il monoteismo ha disseminato le tre grandi religioni, le quali tre grandi religioni sono tutte e tre, diciamo, incline a peggiorare. L'ebraismo diventa sionismo, il cristianesimo diventa Costantinopoli, diventa Costantino, costantinismo, e l'islam diventa islamismo non democratico. Non è possibile sul discorso religioso non introdurre un elemento di sottigliezza, se volete, o di complessità di pensiero, che è il dire, se non riusciamo a elaborare dei modelli mentali o linguistici che includano il 2, il 3 e il 4, non riusciremo mai a capire niente del mondo. Saremo sempre ricondotti, obbligati. Insomma, per dire rapidamente, l'unica parolaccia della lingua italiana che io conosco è sintesi. Sintesi è una parolaccia, perché riduce quello che invece dovremmo riuscire a continuare a sviluppare. E di conseguenza penso invece che sia importante scegliere delle vie per uscire dalla situazione in cui siamo, da una situazione pericolosa da far paura, proprio pensando che bisogna introdurre qualche elemento nell'analisi che facciamo.